della tua misericordia e della tua grazia. Donaci di entrare in questo mistero per sentire davvero il tuo amore con tutti i nostri sensi, toccarlo, gustarlo, gioire del suo profumo, vedere lo splendore della sua luce, ascoltare la dolcezza e la forza della sua parola. Fa che non ci stanchiamo mai di entrare in questa fornace ardente di carità, per poter imparare anche noi a diventare quello che tu ci hai fatto, immagine e somiglianza tua. Che il nostro cuore impari a battere all'unisono con questo cuore umano e divino. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti ai nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla di un cuore capace di commuoversi, di essere vivo, aperto. E allora per imparare la via non ci resta che guardare a quel cuore che ha voluto essere aperto, il cuore di Gesù. Ci chiamiamo noi rogazionisti del cuore di Gesù. È una specifica importante, perché ne dà l'identità più profonda e più vera. L'opera, il Padre la chiama opera della rogazione evangelica nel cuore di Gesù. Che cosa si intende in questo cuore? Qual è il senso del culto anzitutto al cuore di Gesù? Certamente non è il culto a un cuore fisico, al cuore fisico, ma è a quel centro vitale che sintetizza un po' tutte le ragioni della sua esistenza, tutte le ragioni dell'essere fatto uomo, fino a tutto quello che ha fatto. E quindi quando guardiamo al cuore di Gesù, noi facciamo memoria di tutto, diremmo, quella storia di salvezza e di vita che era chiusa nell'opera di Cristo, il suo essere disponibile, eccomi, manda a me, te l'ha fatto nascere, lo ha reso amico dei pubblicani e dei peccatori, che gli ha condotto a donare la sua vita sulla croce, che ha lasciato che una lancia gli aprisse quel cuore, dal quale ha effuso il suo amore, la salvezza. Quindi si fa memoria dell'amore del Figlio eterno per il Padre celeste, un amore che lo ha fatto diventare nostro fratello, per dare al Padre suo un figlio sempre più numeroso, più grande, davvero un popolo, come è detta la promessa di Abramo, come la sabbia del mare e le stelle del cielo. E quindi è davvero per noi un fratello, un maestro, un amico, un testimone, vedremo una presenza della potenza di Cristo, del Figlio eterno. E allora quando parliamo di cuore parliamo di tutto questo. Parliamo di tutto il Cristo.
proprio come il centro vitale di una persona. In modo particolare facciamo memoria di due aspetti, il nostro padre ci ha insegnato a guardare in modo speciale a due aspetti. Anzitutto alla compassione, cioè alla capacità di commuoversi verso l'uomo abbandonato, le folle stanche e sfinite come pecore, sbranate e gettate a terra, traducendo letteralmente. Il lupo che le azzanna, le sbrana e poi le lascia lì. E lui si è fatto operaio del re, operaio del regno del padre. Quindi questo suo amore preferenziale per i piccoli, per i poveri, per coloro che sono sbranati, peccatori, o che rischiano di essere sbranati. E questa compassione letta all'interno del suo cuore, con un'espressione cara a lui, le sue pene intime, le sue sofferenze interiori. E quindi la specificità, diciamo, della nostra caratteristica devozione al cuore di Gesù come luogo dove palpita l'amore, la compassione, luogo dove si riassume tutta la passione salvifica di Cristo. Cuore compassionevole è il termine, l'aggettivo che viene attaccato principalmente nelle preghiere, nelle invocazioni, perché lì noi possiamo imparare davvero ad amare al modo di Cristo, ad essere sensibili come il cuore di Cristo, far generare in noi l'amore per Lui, l'amore per l'umanità, per i poveri, da evangelizzare. E c'è un itinerario che il Padre racchiude quando pensa a come spiegare qual è la caratteristica della sua opera. Lo fa in treno questo testo, che era chiuso nel numero 14 della nostra Costituzione. Lo scrive in treno, da Potenza a Messina, su un quadernetto, in cui cancella, cambia parole per trovare la parola giusta, per spiegare qual è il percorso da fare per diventare membro di quest'opera. E dice così, leggo proprio il numero 14 delle Costituzioni: penetrare nel costato santissimo di Gesù, venir dentro quel divino cuore, sentir vivere dentro quel divino cuore occupato maligno, sentirvi l'amore. Ho preso una traduzione, un testo trascritto in modo sbagliato, perché purtroppo c'è stato un errore di trascrizione. Sentirvi l'amore, sposarne tutti gli interessi, compatirne tutte le pene, parteciparne il sacrificio, consolare quel divino cuore con la propria santificazione e con l'acquistarli anima, specialmente con l'obbedire a quel divino comando uscito dal divino zelo del cuore di Gesù quando disse: la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che mandi operai nella sua messa. E poi un'ultima frase che vedremo dopo. Credo che in questo percorso sia racchiuso proprio l'itinerario spirituale della vita rogazionista. E il maestro che ci guida dentro questa esperienza è lui, perché sennò restano parole vuote. La sua vita ne è la testimonianza, la sua fede incrollabile, la sua speranza viva, la sua carità ardente hanno guidato questo cammino spirituale.
La sua preghiera, colma di fiducia, illumina proprio la sua relazione con Dio, con questo cuore. La sua mitezza ed umiltà segna il suo stile di vita in mezzo agli uomini, parate da me che sono mite e umili di cuore. E qui impara a partecipare alla compassione del cuore di Gesù per le folle stanche e sfinite come pecore senza pastore. E quindi è la sorgente costante della invocazione dei buoni operatori. E qui nasce l'instancabile carità, il suo spirito di sacrificio, vissuto tra i piccoli e i poveri. In fondo tutto questo diventa il modello di che cosa significa percorrere questo itinerario dentro il cuore di Gesù. E allora cerchiamo di camminare quasi come una narrazione spirituale dentro questo percorso. Il primo passo è penetrare nel costato santissimo di Gesù. Quel primo passo è sempre di ogni incontro, di ogni relazione e incontro. Senza incontro non c'è relazione, resta fantasia. Ed è proprio, nasce questo incontro da che cosa? Dal desiderio di incontrarsi, di stare insieme il più possibile. E non è possibile sentire il desiderio di una cosa di cui non ne sentiamo il bisogno. E allora il bisogno di entrare, di non accontentarsi di stare fuori, di guardare. L'immagine che mi è venuta mentre pensavo a questa frase è quella di Gesù crocifisso. C'è tanta gente lì intorno che sta a guardare, stavano a guardare. Ci sono tanti personaggi che stanno a guardare, ma i personaggi che stanno a guardare per entrare nel mistero di Gesù, chi sono? Sua madre Maria, il discepolo che lui amava, Maria di Magdala. Cioè coloro che lo frequentavano, che avevano imparato a conoscerlo, a stare con lui. Ecco, allora è necessario davvero sentire il bisogno di conoscerlo di più, di amarlo di più, imparando ad ascoltare quello, il bisogno di ascoltare, che lui ci dica. E noi siamo inquieti, il nostro cuore inquieto, dice Agostino, finché non riposa in te. Ecco, è una sete di Gesù. Penetrare nel costato di Gesù è possibile solo se si ha davvero sete di acqua viva. Chi ha sete venga a me e beva, dice Gesù. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Giovanni 7,36. Credo che allora davvero abbiamo bisogno di sentire questa fame, questa sete, per quasi entrare come lancia nel cuore di Cristo e da lì attingere l'acqua viva e percuotere la roccia di Mosè. E il Padre vede anche due luoghi sacramentali di questa presenza, di questo cuore, da cui in cui entrare e in cui poter fare esperienza vera. I due luoghi sacramentali sono anzitutto l'Eucaristia, cioè il luogo lui continua a farsi carne, a farsi il corpo, a farsi cibo, a farsi bevanda. E lì possiamo trovare il luogo dove entrare, la porta. E poi l'altra strada è quella delle pene intime, cioè entrare a scoprire e meditare l'interiorità di Cristo, il mondo interiore, il mondo dei suoi sentimenti, il mondo della tenerezza, profondità del suo cuore. E
bello quello che dice, fa dire, o meglio, Padre Annibale ad una bambina, come un piccolo discorso, quando c'era il 1° luglio, la prima volta che si fu questa festa, lui aveva preparato dei piccoli discorsetti che faceva imparare a memoria alle bambine e ai bambini. E nel primo discorso fa dire a questa bambina, mettendo la bambina fa la voce di Gesù, dice quello che dice Gesù, e dice così: quello che mi prendo di dirvi è che d'ora in poi dovete stringervi in modo particolare al cuore santissimo di Gesù il sacramento. Se finora l'avete amato, ora dovete ardere, bruciare, languire del suo amore. Se finora avete cercato di contemplarlo con l'esercizio delle sante virtù, ora vi dovete attendere con più diligenza e vigilanza. Se finora avete cercato la sua presenza nella santa orazione, ora dovete stare quanto più è possibile alla sua divina presenza. Immaginate queste parole dette in bocca a una bambina, in un quartiere della povertà più estrema, siamo ancora all'inizio. Ecco, vedete, il Padre vede subito l'ingresso nel cuore di Gesù, è possibile solo all'anima che si impegna concretamente a crescere nella vita spirituale, cioè nel voler crescere, nel metterci tutto l'impegno di scoprire sempre meglio, sempre più Gesù. È davvero il momento allora più importante, proprio la celebrazione dell'Eucaristia. Infatti lui dice: dove maggiormente mi unirò a questo divino cuore per non separarmene mai più è nella Santissima Comunione Eucaristica. Allora dirò: Gesù è tutto mio e io sono tutto suo. Tenui euro, ec di vita. Procurerò di vivere della vita del cuore santissimo di Gesù. Quindi, anzitutto la celebrazione dell'Eucaristia è davvero il punto fermo, il punto di partenza, il punto dove, attorno al quale ruota tutta la vita dell'erogazionista, i suoi pensieri, i suoi desideri, le sue azioni sgorgano, trovano ragione d'essere dall'Eucaristia, dal cuore eucaristico di Gesù. Secondo luogo, dicevo già, è la meditazione, che il Padre vede con un'immagine molto bella, e come quella di Giovanni, che poggia il petto nel cuore di Gesù nell'ultima cena. Ascolta i battiti del cuore di Gesù. Nella meditazione non si atterranno strettamente ad un soggetto o a un punto determinato, suggerisci, ma mediteranno quel mistero e quei misteri a cui si sentono più inclinati, e fra tutti i misteri procureranno di amare e meditare tre misteri. Le grandezze, primo, le grandezze del sommo Dio con i suoi divini attributi. Secondo, la passione del Signore nostro Gesù Cristo. Terzo, il sacramento dell'altare. E nella meditazione, dice, della passione, si fermeranno a preferenza per quanto possono sull'amorosa attenzione alle pene intime e ineffabili del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, questo penetrare in questo singolare e incessante disponibile, dice il Padre, patire del cuore santissimo di Gesù. E chi dice questo penetrare come una caratteristica di questo umile istituto? La meditazione delle pene intime non è un fatto così sentimentale, è davvero entrare nei sentimenti profondi di Cristo, cioè vedere quello che lui ha sentito
questo cuore, al suo sentire, anche il nostro cuore diventerà partecipe di questo sentire. Le sue pene diventeranno le nostre, le sue gioie e consolazioni le nostre, i suoi interessi, i suoi desideri saranno i nostri. Davvero sarà uno scambio affettuoso di vita. E qui allora dice il Padre, imparerà ad obbedire al comando del rogante, a questa preghiera che mira direttamente, dice, alla maggior gloria di Dio e alla santificazione degli anni, e che racchiude tutti gli interessi del cuore di Gesù. Quindi, vedete, questo desiderio di questo percorso, di questa conoscenza, ma non basta entrare. Il Padre dice vivere dentro quel divino cuore e sentirvi l'amore. Vivere dentro, cioè farne la nostra casa. In questa fornace ardente di carità, dove Dio amore manifesta la sua identità più profonda. In quel cuore che è amore di Dio e amore di uomo. Leggiamo come intende il Padre questo vivere dentro, questo partecipare. Dice, guardiamolo, guardiamo a Gesù nel seno di Maria. È l'amore che si fa simile a noi, che prende la nostra natura. Guardiamolo nella vita di Gesù, tutto è amore. L'amore che lo fa parlare, l'amore che lo fa pregare, lo fa stare nascosto, gli fa operare mille prodigi, quindi tutto il suo percorrere. Poi guardiamo Gesù nella sua passione, qui l'amore lo mette sotto il torchio, lo preme, lo trasforma in uomo di dolori. Gesù crocifisso è l'argomento più invincibile dell'amore di un Dio verso l'uomo. Poi dice, più bella contemplazione ancora, è spingere lo sguardo nell'interno dell'umanità santissima di Gesù, rintracciare il cuore santissimo di Gesù, perché in quel divino cuore si racchiude tutto l'amore. E questo amore naturalmente non può lasciarci indifferenti, perché lì scopriamo che siamo amati. Anzitutto, così come siamo, nella nostra realtà di peccatori, di fragili, di deboli. Però è anche vero che lì c'è la fonte di ogni possibilità da parte nostra, allora lì impariamo ad amare, impariamo cosa significa amare. Lì c'è il calore. E il Padre scrive, Gesù non vuole cuori freddi, egli vuole amore, amore intimo, tenero, espansivo, forte, tranquillo, pacifico, eppure ardente, fervoroso, costante. Amate Gesù con grande trasporto della volontà, dell'intelletto, nonché di tutte le potenze interiori e dei sensi dell'anima. In modo particolare vi attiri a sé il Santo Tabernacolo, il nido amoroso che egli si scelse dove il suo divino cuore raduna le acque. Che già pensate. Vedete allora che cosa significa vivere dentro, fare la propria casa. Nella casa, nella famiglia, nella casa di famiglia si ritorna sempre, perché lì è la sorgente dove abbiamo imparato, siamo stati amati e abbiamo imparato ad amare. E il fondatore Sussidius insiste anche su un aspetto importante, cioè l'amore non è solo un amore della testa, della volontà, è anche un amore dei sensi.
nel senso naturalmente in te, nel cuore. Dice il Padre, non si può amare a metà. Se l'amore non riscalda il cuore, muove l'affetto, rischia di essere inesistente o poi muore per mancanza di materiale da bruciare. E dice, bisogna imparare a dire a Gesù, io ti amo, Gesù ti amo. Perché esprimiamo così il desiderio più profondo del nostro essere. È un po' la preghiera del cuore, del rogazionista, Gesù ti ama. È un po' l'esperienza del profeta, mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre. O quello che dice Paolo, ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco cosa significa allora vivere dentro e sentirvi l'amore. Naturalmente l'amore poi rende simile. E allora si sposa. C'è una forma nuziale da vivere con Gesù. È il cuore eucaristico, è il cuore di Gesù, è il luogo, il talamo dove si compie queste nozze. È lì che tutto quello che sono gli interessi, i desideri, le speranze, il perché del vivere di Cristo che diventano anche il perché del vivere del rogazionista, di noi. Mi capite che stiamo parlando di un desiderio, di un cammino, però è bello sentire la grandezza dell'orizzonte che il Padre mette davanti a noi, che il Signore mette davanti a noi. E lì allora i suoi desideri, le sue gioie, i suoi dolori diventano i nostri, come unico è il sentire di una famiglia e ognuno porta la varietà dei suoi desideri, delle sue speranze e le confronta e le rivive con quelle degli altri ed è fatto partecipe gli uni degli altri. Così avviene che si costruisce nel cuore di Cristo la comunità, la congregazione, la Chiesa. E l'umanità nuova. E Padre Libero vede che gli interessi del cuore di Gesù si concentrano in modo speciale, direi quasi in modo totalizzante, cioè globale, nel comando del rogato. Cioè il rogato racchiude il bisogno di salvezza dell'umanità, quello che ha spinto Gesù a farsi uomo, a dare la vita, ad annunciare il Vangelo. Ad aprire la via. E nostro vivo desiderio, scriveva in una circolare alle figlie del Divino Zelo, le suore. Che la comunità presente e futura cresca nella devozione, nel culto e nell'amore e nello zelo del cuore santissimo di Gesù, nella imitazione delle sue divine virtù e che sempre più si inoltre nello zelo per gli interessi di quel divino cuore. Rileviamo qui che esso consiste nel comprendere tutta l'importanza e l'efficacia di questa sublime preghiera, insieme alla necessità che ha la Santa Chiesa delle vocazioni sante di eletti cultori della mistica messa. E la immensa utilità che può apportare alla Santa Chiesa e al mondo tutto il sacerdozio numeroso e santo, fiancheggiato dagli ordini religiosi e dalle congregazioni e da qualunque specie di mistici operai della rigogliosa messa del Signore. Cioè, in fondo il Padre vede in questo realizzato quella continuità
tra l'opera di Cristo e l'opera della Chiesa, l'opera degli apostoli e poi l'opera dei sacerdoti, vescovi, sacerdoti e tutti poi i cristiani chiamati a operare. E la preghiera è questa continuità di opera, perché la preghiera è azione, cioè è l'azione di Dio, che è l'azione più importante. Quindi non è tanto chiedere così vocazioni, ma è entrare in questo dinamismo di Dio che vuole salvare il mondo e aprire il cuore di Dio perché sgorghi sull'umanità questo fiume di salvezza per mezzo dei buoni operai. In primo luogo, lui dice, dei sacerdoti, cioè di coloro che rendono sacra l'umanità, la rendono corpo di Cristo. E tutto il corpo poi lavora. Diremo sono la parte materna, il regno materno della Chiesa. Ma in questa prospettiva il Padre vede non soltanto questo sposarne tutti gli interessi, significa entrare in una modalità di comunità diversa, di modo di vivere, in cui la logica, diremo comunitaria, ha una prospettiva che è comune a tutti, però mi pare la sottolinea in modo particolare e ne vuole una specificità, è quella che noi chiamiamo i divini superiori, il cuore eucaristico di Gesù e l'Immacolata Vergine Maria sono i divini superiori, cioè coloro che presiedono la congregazione, i superiori attuali sono solo delegati e devono vivere in questa delega e per farlo scrive anche un regolamento dei divini superiori, cioè spiega cosa significa. Dice così nel regolamento dei divini superiori. Egli vedrà il cuore eucaristico di Gesù, divino superiore, che è afflitto dai santi tabernacoli per la deficienza dei due credi, gli addita i due consimili versetti del Vangelo di San Luca e del Vangelo di San Matteo. Dimostra le anime abbandonate come gregge senza pastore, lo invita a misurare le ampie distese messi di anime e di popoli, di opere che periscono per mancanza di operai. Egli dice, ecco una regola che io ti dono, insieme alla mia Santissima Madre, quale dolci, benigni e amati superiori. Non ti stancare di pregare il padrone della messa, quale sono io e il Padre mio nel mio nome e la Madre mia Santissima, perché mandino presto numerosi e santi operai nella mistica messa. E tu procura di diventare tale per la mia gloria e la salute delle anime, in qualsiasi stato di religione io ti destino. Vedete, coloro davvero che ci danno l'ordine, l'obbedienza, noi, no? Di pregare, ma anche di fare da buoni operai, di essere buoni operai. Ma non basta fare nostri i desideri, perché i desideri diventino davvero nostri, c'è un passaggio, è quello di compatire tutte le pene e sposarne il sacrificio, cioè entrare in questo cuore, far diventarne parte e diventare anche noi con lui sacrificio, offerta gradita. E allora dice che bisogna guardare nei sentimenti del cuore di Gesù, guardare in profondità nella sua vita terrena, nell'intimità della sua anima. Guarderanno a colui che hanno trafitto, dice Gesù,
E allora contemplare, dice, la passione ha tre prospettive. La prima è formata dai patimenti visibili, pesantissimi, dell'umanità di Cristo. La seconda è formata da tutte le offese che riceve lungo tutta la sua vita e in modo particolare proprio lì, nel percorso finale in cui lui dà il massimo di amore e riceve, diremo, il massimo degli oltraggi, delle offese. E la terza, le pene inconsolabili dell'anima sua, del suo divino cuore. E pensa a tutti quelli, quei utilitas in sanguine meo, pensa a tutta quella grande messa che sembra quasi non tenga conto di tutto questo fiume di amore, se non tenga i margini. È qui che nasce il vero dolore profondo. L'amore non amato, non accolto, rifiutato. I beni lasciati. E allora tutta la vita di Gesù diventa dal concepimento alla nascita, alla vita nascosta, come dicevo già prima, l'oggetto del nostro percorso per sentire questo cuore, fino a diventare parte con la nostra vita, con il nostro operare della sua passione. Completo quello che manca alla passione di Cristo. Non perché lui non abbia sofferto abbastanza, ma perché noi, facendo la nostra, la dilatiamo nell'umanità, intorno a noi. E qui che diventiamo sensibili di fronte al male, di fronte al peccato. E qui che impariamo a fare della nostra vita, scrive il Padre, fiori donati per amore. L'immagine che mi è piaciuta. Ogni atto della nostra vita, in realtà, è un fiore che noi doniamo a Gesù per amore. Ma dove questo dono diventa totale? Quando si associa nell'Eucaristia a quel corpo che è anche il nostro corpo, che è anche il corpo della Chiesa, il corpo dell'umanità chiamata a formare. Ecco perché l'ultimo punto è quello di consolare quel divino cuore, attese con passione ma invano, consolatori ma non ne ho trovato, Salmo 69. E consolare il cuore di Gesù è quello che si fa procurando le anime. E in modo speciale, per mezzo dei buoni operai, di questa preghiera incessante, offerta incessante della vita. Il rogazionista si accenderà di zelo per implorare dai cuori santissimi di Gesù e di Maria, eserciti di ministri eletti del santuario, di apostoli di fede e di carità, di anime sante ed elette di tutte le classi sociali, finché sia dilatato il regno di Dio sulla terra, sulle rovine del regno del peccato. E tutto ciò perché il cuore adorabile di Gesù resti disacerbato dalle sue intime pene e infinitamente consolato. E questo, dice il Padre, viene fatto non solo a parole. Non pensate di salvare solamente le vostre anime. E qui parla della carità, dell'attenzione. Non si può pregare, non si può entrare nel cuore di Cristo senza diventare partecipi del suo operare per i piccoli e per i poveri. Ed ha un'immagine allora che sintetizza. Quando dice che tutto questo faranno con gli esercizi di Marta e di Maria,
cioè della vita interiore e della vita attiva. Guardiamo un po' questo modello in conclusione. Anzitutto, chi è Maria? Diremo noi, non è certo una donna di chiesa. Però è una donna assetata di amore. La incontriamo la prima volta nel Vangelo in casa di Simone il Fariseo, quando una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del Fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li spargeva di profumo. E l'episodio narrato da Luca, poi sappiamo che è Maria, sorella di Marta, da Giovanni. E vedete questa donna che è l'amore di cui abbiamo parlato fino adesso, questo entrare dentro il cuore di Gesù, vivere dentro. È davvero il profumo che mette, il profumo che noi assumiamo, prendiamo, diventiamo profumati del cuore di Cristo, dell'amore di Cristo. Giovanni ci dice chi era questa Maria. Maria era quella che, cosparsa di profumo, il Signore le asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato, capitolo 11 di Giovanni. Ma poi Gesù va anche a casa di Marta e di Maria e di Lazzaro, suoi amici, amici particolari. Non sono gli apostoli, non sono il coso, ma quasi è la sua casa. Quando andava a Gerusalemme, amava fermarsi da loro. E qui troviamo le due sorelle che accolgono Gesù che è in cammino verso Gerusalemme. E qui due sorelle, una seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Maria ci ascolta, stava ai piedi di Gesù, a piedi basso, per terra, la piccola di Gesù. Quindi noi i piccoli di Gesù. Marta invece è distolta da tante cose da fare. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Il padre non le vede in contrapposizione. Come del resto una lettura attenta, non è qui il luogo di fare tutta l'esegesi di questo brano, ma è interessante, sono delle ottime, ho trovato delle ottime riflessioni, in una molto bella del Cardinal Martini. E ma c'è una molto bella di Ignazio da Poteri, sul di Giovanni, in cui si dice è la sintesi del rapporto con Gesù. Il rapporto di Gesù è fatto di ascolto, ma è fatto di servizio. Un ascolto che rende servi al mondo di Gesù. Perché solo stando, io faccio una sintesi, ai piedi di Gesù si impara a servire Gesù, a fare come lui, a lavare i piedi ai suoi, a lavare i piedi. Lavando i piedi di Gesù si impara a lavare i piedi dei fratelli, o meglio lasciandosi lavare. Ma Maria li lava con il suo lacrime, la sua partecipazione alla passione di Cristo. È il capitolo 11 poi di Giovanni che ci narra i frutti di questo percorso, di questo essere Marta e Maria.
resurrezione di Lazzaro. Ed è bello, sarebbe bello fermarci un po', ma solo un accenno, a queste due sorelle che piangono il fratello morto. Gesù che vanno a chiamarlo, perché di casa le vanno a dire, oh, guarda che Lazzaro sta male, sta morendo, vuoi venire? E Gesù se ne sta lì. Potremmo dire Gesù non ama, ama a modo suo. Perché a volte l'aver pianto, lavato i piedi di Gesù, partecipato al suo amore, servito i fratelli, servito Gesù nei fratelli, non basta. Restano dei tempi di silenzio. Tutto questo non ci salva, cioè tutto questo è solo aprire la porta, fare spazio, a che cosa? A scoprire la vera fede, cioè fidarci non di tutto questo che abbiamo fatto, ma di Dio, di Lui, della Sua provvidenza. Tanto che si meravigliano gli apostoli, poi si meraviglieranno. E Gesù partecipa col suo cuore di uomo, perché davanti alla tomba, vi ricordate, piange, e che fa dire guarda quanto l'amava. Gesù scoppiò in pianto, dice il Vangelo. E Gesù fa fare tre passaggi interessanti. Cioè, tutto questo stare con Gesù, questo partecipare alla vita di Gesù e al servizio di Gesù, è la tomba, tra virgolette, nella quale noi raccogliamo tutto il nostro desiderio di vita. Ma ci portiamo dietro le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre incapacità. Sono queste che fanno la nostra tomba. E Gesù dice togliete la pietra. È il momento in cui Gesù toglie, fa togliere queste pietre e mostra l'opera al Padre. Bellissima questa immagine. Cioè, noi abbiamo vissuto in questo cuore, abbiamo operato con questo cuore. Ora questo cuore viene presentato al Padre. Togliete la pietra. E lui dice, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta intorno, perché credano che tu mi hai mandato. Cioè noi diventiamo testimonianza di Gesù. Attraverso questo, lui ci fa uscire come testimoni di questo amore. Liberatelo e lasciatelo andare. Ecco, la nostra, diventiamo liberi di muoverci. Dopo questa esperienza di comunione, questa continua, viviamo nella libertà dei figli di Dio, dentro le chiamate del Signore. Ecco quello che significa per noi la devozione al cuore di Gesù. Il culto al cuore di Gesù. In fondo capite allora che davvero qui c'è l'essenza della vita dell'erogazionista, ma la scuola più bella di santità che il Padre Annibale ci ha lasciato e che noi desideriamo condividere con voi.